Niente Gianni, è 2 ore che siamo qua, non ha bocca niente. In principio erano Morandi, Fabio Volo e Massimo Boldi tra i protagonisti del videoclip di Fabio Rovazzi Faccio quello che voglio. Poi Bonolis, Marzullo, Mentana e Terence Hill per Senza pensieri. E quest'anno si chiude la trilogia di quelli che, più che videoclip, sono delle vere e proprie produzioni cinematografiche. È il momento di La mia felicità, Rovazzi duetta con Ramazzotti e ovviamente nemmeno stavolta mancano gli ospiti speciali. Cerco Rovazzi. Qui nessuno porta con sé un'etichetta. Quello magro, brutto, coi baffi. Ah, lui, in fondo a sinistra. C'è Gerry Scotti, oltre al comico Lillo. Sono Lillo. La voce fuori campo è affidata invece ad uno dei più grandi doppiatori italiani, Luca Uà. Le emozioni positive si stanno spegnendo. La morte e la distruzione. Sì, vabbè, dai, sei capito. Scusa. Ho dormito per 2 anni. 150 persone coinvolte, 4 mesi di lavoro in 9 diverse location tra l'Italia e Los Angeles. Rovazzi si conferma il re dei videoclip, curati in prima persona, dalla scrittura alla produzione fino alla regia. La collaborazione con Eros era una cosa che bramavo da tempo. Quando poi mi sono trovato a scrivere questo video, una volta visto questo ruolo, non vedevo nessun altro oltre che a lui. Beh, felicità. Come ogni pellicola fantasy non può mancare una creatura aliena. Ecco il tenero Drew, nato dalla mente di Christian Cordella, che ha lavorato per Avatar di James Cameron e per la saga dell'Uomo Ragno. Ha dei chiari riferimenti un po' partendo dai Gremlins, ha un po' la bocca del Porg, ha le orecchie di Baby Yoda. La mia felicità. Vi salutiamo. Ciao.